Primo video con i capelli blu sarà una roba, immagino i commenti saranno tipo chi se ne frega di quello che hai detto, capello blu, capello blu, capello blu, vedrete. Comunque ho mantenuto la promessa, ho fatto i capelli blu. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È finalmente uscita su la pagina ufficiale MiOyo la descrizione della nuova arma disponibile nel banner Army 3.4 relativa a Alaitam, quindi tecnicamente la sua signature weapon e la sua best in slot, come di fatto dovrebbe accadere. Ed è una bella spada. È una spada che segue un trend che è sempre più chiaro all'interno dei giocatori più vecchi, e che magari per i nuovi può sembrare non così banale, ma ovvero quello di superare di gran lunga l'80% con una stat secondaria dell'arma, andando a cambiare in maniera molto importante, quindi rendendola anche molto più appetibile al pubblico, un'arma che altrimenti spesso magari si skipperebbe per la questione della maleficità o difficoltà o expensiveness del banner army. Andiamola a vedere un attimo, ve la faccio vedere qui a schermo. Si chiama Lume del Taglio Frondoso o Light of Fire Incision, ed è una spada a una mano con attacco base a livello 90 di 542, che è lo stesso che possiamo vedere anche su una spada di Giada, per dirvi, una Jade Cutter, ma ha un danno critico dell'88.2. Quando vi dicevo che è un trend che si ripete, si protrae, lo avevamo già visto in altre due situazioni: quella della spada di Itto, quindi la Red Horn, che anch'essa va su danno critico 88.2, quella dell'acqua simulacra, che anche quella è 88.2, e credo la rivedremo nella seconda fase del banner army, perché avremo Yelane o Tau, quindi mi aspetto di vederla. E adesso, quindi, spadone, lancia, e adesso siamo con un 88.2 di danno critico anche su spada a una mano. E questo cambiamento, questa evoluzione, è quello che vi dicevo prima. Sono armi che escano, che sono difficili da non giocare. Cioè, certamente abbiamo delle alternative, certamente avremo delle possibilità 4 stelle, a volte addirittura 3 stelle, eccetera eccetera, ma acquisiscono un'importanza talmente importante per avere quell'88.2 su una statistica a livello 90, che cambiano notevolmente l'esperienza su un personaggio normalmente. Quindi questo potrebbe essere il terzo esempio. A sto punto ci aspettiamo anche di vedere un Catalyst con 88.2 e vedere fin dove si pone questa è una lancia, e vedere fin dove si pone questa nuovo trend, o se è pure una casualità. La sua seconda, quindi il suo bonus, è un bonus anch'esso molto interessante, che la renderà, e non ho messo aiato qua per caso, la renderà sicuramente un'arma che potrà essere giocata su altri personaggi, grazie non soltanto appunto a quel danno critico devastante, ma anche al suo bonus, ovvero il tasso critico aumenta, raffinata a livello 1, quindi senza C0 chiamiamola, aumenta del 4% e può scalare. Quindi oltre che un 88.2 avete anche un 4%. Quante volte avete dei personaggi rollati da Dio, incentrati su dei danni critici che sono devastanti, e vi manca quel 2%, 3% per arrivare magari a solo al 50, che è un po' il minimo condizione sine qua non per i DPS? Ecco, questo 4% qui secondo me ha tantissimo valore per quella che è la common sense, i problemi comuni di tutti i giorni di chi gioca da tanto, ma anche di chi gioca da poco, da chi builda, si rende conto che sono quei 2-3% che fanno comodo. Poi vanno sul tasso critico, quindi avete comunque una cosa importante. Quando gli attacchi normali infliggono danni elementali, si ottiene l'effetto taglio frondoso, che aumenta i danni inflitti dagli attacchi normali e dalle abilità elementali di un 120% della maestria elementale. Allora, calma, perché qui si apre l'apocalisse. Da una parte ci stanno dicendo, chiaro e tondo, che Al avrà bisogno di maestria elementale, e quindi forse quella build fantoccio che io stavo preparando per Al Deepwood con le sabbie e la maestria elementare, forse non ci ho tanto toppato. Seconda cosa, ci sta dicendo che non è chiaramente, è chiaramente un'arma che sugli attacchi normali funziona, e funziona molto bene. Questo vuol dire che anche personaggi come, per dirvi, Hayato, personaggi come, per dirvi, Keqing, personaggi come, per dirvi, Ayaka,
ma anche alcune varianti di PS di altri personaggi, per dirvi come potrebbe essere, ora non vi dico per forza un caso, ma potrebbe essere anche un Anilu, poiché va tanto sulla sua maestria elementale e va tanto sulla sua abilità elementale, quindi i danni elementali che fanno, sarà sicuramente un'arma importante, un'arma che potete comunque girarvi e ridistribuire tra altri personaggi. Questo, al di là del fatto dell'88.2% di danno critico, che chiaramente la rende già un'arma coltellino svizzero su molti dei vostri personaggi, come vi ho già citato, quelli che vi ho citato appena adesso, il bonus aumenta ulteriormente. Oltretutto va su maestria elementare, e in questo momento noi cosa facciamo? Che aumenta i danni inflitti degli attacchi normali. Pensate ad Al, da quello che abbiamo visto adesso, lui va in abilità elementale, quindi triggera l'abilità elementale, i suoi danni diventano danni da dendro. Questa è dalla comprensione, non l'ho ancora provato, quindi è tutta teoria, eh. Però, da quello che abbiamo visto nello scorso video, vanno tutti i danni da dendro, sono danni elementali, e quindi si attiva l'effetto taglio frondoso. E quindi i suoi attacchi normali e le sue abilità elementali aumentano di un 120% i danni della sua maestria. Questo effetto svanisce dopo aver inflitto danni per 28 volte, oppure dopo 12 secondi, 28 volte. Quindi questo 28 volte... probabilmente è stato inserito per la questione del danno da parte degli specchi e del continuo danno elementale di Al. Ma pensate a un Hayato che va in abilità elementale, vengono considerati attacchi normali, il zoom 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 zoom. Ebbene, se lo fate in un team maestria elementare dove lui va a applicare idro su magari Piro, quindi va a fare anche un Vaporize, quindi lo buildate anche con un bel po' di maestria elementale e andate ad aggiungere questa con l'88 potere di critico, è bella la Geppaku, sicuramente la migliore per lui, ma anche questa non scherza, ecco. Immaginatevi una Kechinga all'interno invece di team Coldendro, Hyperbloom, o magari invece andare su Yagravate, beh, anche lei potrebbe fare la differenza. Ma pensate a Nilu, insomma, ci sono secondo me, cioè quest'arma secondo me è veramente veramente versatile. È possibile ottenere taglio frondoso una volta ogni 12 secondi, chiaramente gli devi mettere un limite, perché sennò rischi di fare i disastri. Però ecco, su personaggi come Hayato siamo veramente di fronte a un'opzione bellissima. Un personaggio come Nilu, che per ora la utilizziamo molto in una direzione specifica, però è un personaggio dove li buildate tante HP, ma soprattutto, soprattutto HP, ma anche tanta maestria elementale, potete chiaramente andare a valorizzare quello che è uno dei suoi, delle sue attivazioni, del suo talento. Quindi magari non lo giocate in un team dove lei deve soltanto fare reazioni utilizzando la sua abilità elementale, tenendola schiacciandola 3 volte, ma magari lo fate facendo gli attacchi normali, quindi infondendo il danno idro, facendo appunto danni idro, convertendo i danni inflitti in danni idro, quindi sono danni elementali. Andiamo avanti e pensiamo per l'appunto a una Keqing che fa attacchi normali, comunque lei può fare, può andare anche lei da questo punto di vista, ma più che altro lei va veramente a beneficiare di quell'88.2 che è senza... che è fuori dalla grazia del Signore. Ayaka è una di cui non vi avevo parlato fino adesso. Ayaka anch'essa beneficia tanto tanto da quest'arma. Perché? Perché una Miss Splitter ha il doppio del danno critico di una Miss Splitter. Il doppio. Il doppio. Proprio non è per... è proprio il doppio. In più la Miss Splitter gli dà il 12% di danni elementali per tutti gli elementi, e riceve il potere dell'emblema della Squarcianebbia, ovvero che con 1, 2 o 3 elementi arriva al 28% di danni bonus elementari a seconda del tipo di elemento del tuo personaggio, ok? Quindi comunque lei con la Miss Splitter sicuramente andrà a fare più danni elementali. Però voi avete un 88.2 di danno critico, un 4% di critical rate, dal tasso critico, che magari lei non ne ha bisogno, però è quel 4% che ti fa quel solletichino, quel frizzantino in bocca che tanto non ti dà fastidio, no? Lei è quando gli attacchi infliggono danni elementali, lei andate sotto, tornate su e infligge danni elementali, cioè è il suo talento. Cioè, quando lei va in forma Senpo, si muove rapidamente. Ayaka, quando lei torna su e si riattiva, quando torna fisica, rilascia energia gelida per applicare Crio agli avversari vicini. La spada Ayaka condensa gelo intorno a sé, infondendo Crio i suoi attacchi per un breve lasso di tempo. Cioè lei, per questi 5 secondi, quando torna su, sono attacchi elementali. E sono attacchi normali. Normalmente facevamo attacchi caricati in questo modo, ma la potete giocare con attacchi normali. La buildate, gli date un po' di maestria elementale, e lei comunque guadagna
anch'essa. Quindi sarebbe comunque interessante da vedere e da provare in una forma di questo tipo. Ripeto, probabilmente la mi splitter è sempre la top, però mamma mia, avere quello tanto, quel 44 in più, 100 meno di attacco base, però quel 40 in più e avere la possibilità di fare dei danni inerenti alla sua maestria elementale, che magari è una build che adesso non si fa, è comunque interessante anche per la via anche per la versatilità dei personaggi. Quindi è un'arma tosta in un banner di me. Non lo volevo dire, è un'arma tosta in un banner che si pronuncia essere un banneraccio. Perché? Al di là delle 4 stelle che non so ancora, quindi magari ne varrà la pena per le 4 stelle e tutto, ma per quanto riguarda le 5 stelle la avete in matchup con la lancia di Shao, con la Primordial, presumo, perché c'è Shao in banner da una parte e Al dall'altra. Quindi ecco, non è forse, cioè non è una brutta arma per l'amor di Dio, però preparandosi e pensando a quello che arriverà probabilmente nel banner army dopo, quindi Oma e Aqua Simulacra, sul quale penso che molti di noi lanceranno i propri primogeniti, no? Avere la sfiga in un banner army di questo tipo, magari di cercare l'arma di Ale e ritrovarsi una Primordial che sì è forte, però un po' più situazionale, oppure un'arma che non è neanche tra quelle due, e quindi andarsi un pochettino a consumare risorse che potevamo spendere magari da altre parti, può essere un po' pericoloso. Questo chiaramente è tutto in linea teorica. Penso che domani avremo sia il banner army completo, quindi anche con le 4 stelle, e magari mi rimangio tutto quello che ho detto ed escono delle 4 stelle fantastiche, e io allora da quel punto dico: ragazzi, no, video di ieri dimenticatevelo, perché ci rimettono la Xyphos, non lo so, sto dicendo cose un po' così veloci, ci danno magari, non lo so, una scaccia draghi, ci danno il Witsit, ci danno, non lo so, delle Sacrificial Sword o delle Favonius che magari possono essere utili, insomma, giusto per dirvi, per fare magari anche su account più nuovi. Ecco, magari poi vi dico: raga, no, allora ho detto una cavolata, poteva aver senso. Però per ora, a livello di 5 stelle, difficilmente una persona che avrà delle primogem limitate deciderà in maniera unanime di dire: sì, col cavolo Oma e Aqua Simulacra, assolutamente questo banner. Diciamo che di là, se toppi tra le due 5 stelle, hai comunque una delle lance più forti del gioco e probabilmente uno degli archi più forti del gioco. Qua, se toppi, hai una buona lancia e un'ottima spada. Siamo capiti, insomma, che comunque è un po' diversa come cosa. Però io vorrei sapere che cosa ne pensate voi, perché chiaramente questo è tutto. Poi mi viene da pensare, no, un attimino anche ad altri personaggi, tipo Kazuha DPS, per avere quell'88 di danno critico che può essere molto molto divertente in alcune situazioni, mettersi a fare uno Xingqiu full DPS, cioè cose che possono essere magari anche divertenti riguardo per l'appunto a delle sperimentazioni su diversi personaggi, eccetera. Ecco, queste sono cose che poi chiaramente uno può fare, può sperimentare. Anche un Kaeya, guardate che anche un Kaeya non è così malvagio, cioè anche un Kaeya con quella spada lì potrebbe essere interessante, più che altro per gli attacchi normali. Quindi ci sono un botto, secondo me, un botto di alternative su questa arma che andrebbero, secondo me, viste e valutate. Quindi per quello che è il mio giudizio, secondo me è una buona arma, è un'ottima, con l'88.2 la rende un'ottima arma. Ditemi cosa ne pensate voi nei commenti. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, lasciate un like e seguitemi anche su tutti i miei altri social. Vi ricordo che sono live tutti i giorni. Oggi saremo con One Piece e vediamo se ci avanza anche un pochettino di Kaizo, se scoppio mi esplode la testa, tanto poi andremo su Genshin Impact alle 21 come sempre. E inoltre vi invito appunto a seguirmi anche su tutti i miei altri social, vi dico sempre quando vado live con la programmazione settimanale su Twitter, sul Telegram per i sub, su Twitch, su Instagram, sia nelle storie sia nelle storie in evidenza, su ovunque lo scrivo, me lo tatuo tendenzialmente, quindi sapete sempre settimanalmente quando andiamo live e come andiamo live. Io vi auguro una buona serata, vi ringrazio, United State of Zerga, ciao belli.